Buongiorno, bentrovati. Buon venerdì 7 ottobre. Oggi la Chiesa festeggia la Madonna del Rosario. Il Rosario è una preghiera assai cara alla Vergine Santa. Questa festa venne istituita nel 1571 in memoria della vittoria di Lepanto. San Pio V attribuì quello storico evento alla preghiera del popolo cristiano che venne ritratta dalla Vergine, le sue suppliche e le sue preghiere. Preghiamo con fede la Regina della Pace, perché doni pace al nostro mondo inquieto. Ecco dal Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano, il Vangelo che si legge in questa memoria, in questa festa della Beata Vergine del Rosario. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Il Vangelo ci presenta il ben noto brano dell'Annunciazione. È il primo mistero gaudioso ed è anche il mistero con cui si apre il Rosario nella sua completezza ed è il mistero con cui inizia la nuova alleanza, il Nuovo Testamento, il farsi uomo di Dio. È il centro della storia. La Chiesa ci invita a ricordare questo grande mistero tutti i giorni con l'Angelus. Dio si fa uomo, ma per questo attende il sì di una donna, il sì di Maria. Maria fu prescelta da Dio prima ancora di essere concepita. Maria è l'Immacolata, ma lei non lo sapeva, l'ha scoperto quando è stata interpellata dall'angelo Gabriele e poi ha compreso sempre più e sempre meglio quella dignità che Dio le aveva riservato. Chiediamo oggi nella festa del Rosario di scoprire la gioia dell'obbedienza. Come Maria ha obbedito a Dio: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola». Così anche noi dobbiamo imparare a obbedire e a trovare nell'obbedienza al Signore la nostra pace. Perché, come diceva Dante, in sua volontade è nostra pace. E affidiamoci al Signore e preghiamo molto per la pace, confidando nell'intercessione di Maria, perché illumini i cuori di quanti hanno potere, perché cerchino il bene di tutti e non si attacchino in maniera egoistica al proprio benessere o al benessere nazionale, ma cerchino il massimo bene per tutti i popoli, rifuggendo dall'egoismo. Affidiamoci alla Vergine perché interceda per noi e per il mondo intero. Maria, Regina del Santo Rosario, prega per noi. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Buona giornata!